No sex for you from your ex-girlfriend. I was too deep, can't let you call and just jump in. At times I would push my feelings aside to let you feel. I'm no faking, I'm numb and nothing's real. Like the coldest whisper. Cosa che facciamo è dividervi per squadre per potervi dare le vostre divise. Allora, le squadre saranno una squadra grigia e una squadra blu. Grazie. Qui ci sono le vostre stanze. I cambi delle lenzuola sono negli armadi. Questa è la vostra casa, è pulita, è sistemata, è pronta, deve rimanere in questo stato possibilmente. C'è la consegna con perquisizione allegata, nel senso che dovrete anche svuotare le tasche, non facciamo proprio la perquisizione, dei telefonini e dei propri effetti personali. Vostro frigo con tutti i primi. Facciamo le mezze penne alla carbonara. Si apre la confezione e fino a qui tutto semplice. Avete già la posata per poterli mangiare, così in modo che non sporcate piatti, robe, cose. Ok? Si prende la confezione, si mette nel microonde così com'è, non si tocca niente. Adesso sentiremo uno scoppio, non spaventatevi, non si spaventi nessuno, è tutto sotto controllo. Si schiaccia solo e unicamente per cuocere i prodotti Beretta Viva la Mamma, il numero 8. Questo è fatto apposta, si rimette dentro per non ostinarsi, si toglie la pellicola, quarteroni, si incastra, si mescola. Ok, questa è la vostra cena. Vai, vai. Ci siamo, è cotta a puntino. Sì, letto. Che diavolo, letto. Ciao ragazzi. Voi siete concorrenti outsider e finalmente abbiamo scoperto la vostra location. La vostra location si chiama Cascina Corte Grande, ma adesso dobbiamo scoprire quali saranno le vostre divise e dove vivrete. Ragazzi, come potete vedere, la squadra degli outsider ha le divise rosse! Allora, bene, mi piace vedervi così grintosi. Allora ragazzi, Sergio Grasso vi ha gentilmente offerto, come voi sapete perché vi ha chiesto tutte le misure, un bel paio di stivali su misura. Quindi un applauso a Sergio Grasso per questo fantastico presente per voi. Fix Design vi ha fatto tutte le divise per i vostri cavalli, quindi avete le coperte rosse, le cuffiette rosse, i sottosella rossi e in più avete le vostre divise, sono
così. Rosberg, con la ok? Perfetto. Inoltre, Cap Italia vi ha fatto un meraviglioso, oserei dire, cap. In questo caso, io credo di avere tra le mani quello di Matilde, perché tutti i vostri cap sono le vostre dimore gentilmente offerte da Arca. Sono tre fantastici camper. Bene. Dove voi vivrete tutti assieme. Inoltre la produzione è stata molto carina con voi, perché voi dovrete pulire tutti i camper, ma noi vi abbiamo preparato tutto l'occorrente per poter iniziare a vivere su questi camper. Questo è tutto l'occorrente che voi avete per allestire tre camper. Dovete dividervi tutte le cose, avete i cuscini, avete le federe, avete i piatti, avete tutto il necessario. Dovete pulire inoltre tutti e tre i camper, allestire completamente tutto e come ben sappiamo gli outsider sono leggermente svantaggiati rispetto ai concorrenti ufficiali. Queste sono le vostre buste. Ma possiamo chiamare prima? Una per una, telefoni spenti, portafoglio, effetti personali qua dentro. È finita. No, no, ragazzi. Ta, il tempo stringe, il tempo stringe. Mettimi la penna, dai. Mettimi la penna, dai. Sono uguali. No. Sì, sono uguali. No, finisce, sono guarda là. Non ci possiamo manco lavare noi stasera. Venite a lavarvi un po'. Tanto nessuno noi. Mi si deve avvicinare. Ma non ce la mette punto punto. Punto. Andiamo ma punto è vivo, il punto esclamativo, il punto interrogativo. No, guarda che l'acqua non ce l'abbiamo. L'acqua è la corrente. L'acqua come la dice male? Come la dice? L'acqua. Con questo? Scusami, Ti ho attaccato la corrente. La vedremo mattina, no? Pace amore, dai. Si deve annusare qualcuno stanotte. No, a me no. A me neanche. Allora dai. Ma come l'hanno fatto apposta? Cioè ragazzi, io è da ieri sera che ho i capelli bagnati, che è una cosa. Ragazzi, ti ho avuto polmonite stasera. Non preoccupare. No, no, però. Ciao. Questo è il phon che probabilmente ha fatto saltare la corrente, esattamente lì. Lascia a voi. Sui piedi un attimo. Vieni qua. Oh, parla quello che russa la sera, mi intriga. No, io non russo. Chi che russava? Non ero io. C'era uno che russava. No, di brutto. Cioè, lei mi sveglia. Oh, guarda che c'è nostra madre. Dobbiamo andare. Veramente. Mi fa alzare dal letto, mi fa andare in bagno, lavare i denti e poi fa. No, non è vero. Non era nessuno io. Claudio. Ma questa che ora? Non lo so, era sera. Era serissimo. Questa sera c'è in bagno. Ma ti giuro, guarda che è la Francesca. Andate in camera vostra, via. È vero. Via. Vai, dai, e dai, gatto! La lacciatura ufficiale! Io sono scritto mi piacciono le ragazzi! Ma sono belle! Ragazzi, mi manca la parte più difficile, non mollate! Io ti tengo su qua! Andiamo! Io metto dentro le scarpe che dai. Sono là, nella sacca! Cosa vanno prima? Non lo so, adesso lo scoprirò! Lo scopriremo solo vedendo. Ma i bicchieri? Tu hai solo capito dove sono i bicchieri? Vale. Ti metto sotto la macchinetta così. Mettete l'acqua a bollire che è che faccio fritto. Dai, l'aglio. È così facile. No, l'aglio che mi abbiamo imparato la diretta, 20 secondi nel microonde è pronto. Ma se c'è su, non c'è il microfono, c'è il microonde di salto.
Si spegne, Laura? Sì, sola. No, no, non si spegne da sola. Magari sono tutti.